ringrazio Maria Rita Gaeta, soprattutto perché in un momento dove, in un momento in cui è sempre più difficile per burocrazia e lungaggini organizzare delle situazioni condivise, noi abbiamo avuto un incontro di un'ora, mi sembra, un incontro velocissimo qualche tempo fa, e abbiamo immediatamente deciso di inserire all'interno delle location di quest'anno del Festival Belvedere anche Casa delle Letterature. Dato il festival giunge alla terza edizione, probabilmente alcuni di voi sono stati ieri all'inaugurazione che abbiamo avuto al Macro, al Museo di Arte Contemporanea di Roma, che è una delle due location espositive di questo festival. In realtà al Macro ci sono esposti 100 magazine. Quest'anno invece, con l'opportunità di esporre e far visionare a tutti voi dei volumi anche alla Casa delle Letterature, la sfida, come dicevo, è diventata duplice, perché la ricerca che porto avanti da tempo dedicata alla visual culture in realtà ha dato origine a questo festival, occupandosi quasi esclusivamente di magazine di carattere indipendente. Quindi i volumi che sono esposti sono libri soprattutto, e libri che insistono sul concetto del potere delle immagini. Ma se al Macro abbiamo soprattutto magazine e libri che quasi esclusivamente le immagini utilizzano per trasferire dei concetti, qui sono stati esposti dei volumi che invece omaggiano maggiormente il concetto testuale, tenuto conto che, come diceva Maria Rita prima, alla base della comunicazione, come tutti sappiamo, c'è il mix giusto tra immagini e testo, cioè quanto in ogni comunicazione, che sia di carattere sociale, pubblicitario, di servizio, quanto l'immagine incide in relazione al testo e quanto è utile l'uno o l'altro. Molto spesso è un'equazione: tanto più è forte il concetto del testo, tanto meno c'è bisogno di un'immagine potente, e viceversa. Tutto questo per arrivare qui a esporre questi libri e a scegliere un volume quasi esclusivamente di immagini. Direi che la parte che si riferisce a Riccardo, a parte una bellissima e delicante introduzione che omaggia i suoi amati Beatles, è un intervento esclusivamente visivo. Poiché l'ha realizzato Riccardo, io lascerei a lui la parola.